Ciao ragazze, allora eccomi qui. Volevo fare questo, cioè avrei voluto fare questo video ieri, ma per mia fortuna intanto ero libera, non lavoravo, ma ero veramente massacrata, cioè ero distrutta, mi sono alzata. Ho visto questo fantasmi passare, comunque. Ah no, ecco la luce. Che cacchio è? Ero massacrata dal post concerto perché ieri mattina ero proprio con nausea, mal di testa, dolori in qualsiasi parte del corpo, perché come al solito, cioè, ogni attesa pre-concerto è sempre abbastanza stancante. Devo dire che rispetto ad altri concerti, perché io nel video precedente vi ho raccontato alcune delle cose, ma vi assicuro che non è neanche la metà delle cose che ho fatto per andare a vedere i concerti di Luciano, perché alcuni concerti, per esempio, sono andata lì, che ne so, alle 4 del mattino per essere sempre sotto il palco, con il concerto alle 21. E altri, quello di Roma, mi ricordo, al Palla Automatica di Roma per il tour alle 7, è stato forse l'assoluto l'esperienza più brutta a livello di attesa, perché le cose non erano organizzate bene. Anzi, facciamo un appello, allora, sapete, io dico, gli organizzatori sanno benissimo che nei concerti di Ligabue, ma anche di altri, le file cominciano, la gente, i ragazzi ci vanno sempre da molte ore prima, quindi mettetele prima ste cacchio di transenne, così i ragazzi si dispongono tranquillamente e la fila rimane quella. Invece no, anche ieri a Taormina stessa cosa praticamente, c'erano già molti ragazzi da molte ore. Le transenne ovviamente le hanno messe quando là già c'era era pieno di gente, per cui spostare tutti questi ragazzi indietro è un casino. Infatti il caldo, l'acqua, al solito fiumi di acqua che, vabbè, quello serve per rinfrescarsi, che vola in aria. E infatti proprio di questo vi volevo parlare, perché ieri ho fatto lo stesso trucco identico che avevo nel video precedente, quello in cui parlo della mia storia con Luciano, e vi devo dire che, ragazzi, non ha fatto una piega. L'unica differenza è che quella volta ho usato le liner in gel di Miss Broadway come base sotto l'ombretto verde, invece stavolta ho usato la matita, l'Undercurrent di MAC. E ragazzi, allora, in questo occhio l'avevo immacolato, aveva giusto perso un pochino di intensità a fine serata, ma una piega non c'era, solo nell'occhio destro, perché mi era finita un po' d'acqua, quindi giustamente un minimo, c'era solo una piccola macchietta, ma comunque devo dire che la tenuta è stata a dir poco perfetta. E basta, comunque il concerto è stato meraviglioso, veramente non penso che qualsiasi cosa io possa dire è assolutamente riduttivo. Io ho già caricato, molti l'avranno già visto, il video, un piccolo spezzone tratto dal concerto, una parte parlata, perché dovete sapere che, perché ho visto i concerti di Ligabue, ci sono determinati riti, dei rituali che si ripetono sempre, quindi chi lo segue sa che a un certo punto, se canta Marlon Brando è sempre lui, a un certo punto ci sarà quel pezzo, un pezzo parlato, e quindi io avevo già la videocamera pronta, così come quando canta Piccola Stella Senza Cielo c'è anche lì una parte tipica in cui c'è il coro del pubblico, insomma. Tempo fa, fino a qualche anno fa, i concerti li chiudeva sempre con Urlando contro il cielo, quindi si sapeva benissimo che l'ultima canzone sarebbe stata quella, e quindi partiva il coro di Urlando contro il cielo, e così via, insomma. Quindi io ho caricato in questo canale il pezzettino parlato, così tanto con quello non dovrei avere problemi di copyright, ma siccome ho fatto tipo 45 minuti di video, non potevo non notarmi per me, così ho aperto un altro canale, ma non vi preoccupate, non ho intenzione di fare, non c'è bisogno neanche che vi iscriviate, insomma, non ho intenzione di fare canali video là, perché già mi basta uno, però in questo modo ho potuto caricare due video, l'ho diviso in due parti, di tutto il concerto. Ho, diciamo, ripreso tutti degli spezzoni, diciamo tra i più importanti di tutto il concerto. Manca solo una canzone, che era Lo Zoo è qui. Tra l'altro mi è piaciuta tantissimo la scaletta, perché ha fatto delle canzoni che non suona mai, canzoni molto vecchie, tra cui appunto Lo Zoo è qui, solo che c'era stato un problema di casse e quindi la registrazione era andata un po' brutta, allora insomma ho evitato di metterla.
Quindi vi lascio ovviamente i link sotto nel box informazioni, così potete andare a vedere questi due video per chi è interessato. Ovviamente ci sarà molta gente che non gliene frega niente di Ligabue, però è bello, cioè, magari a chi così piacciucchia, vi consiglio di vedere il video anche solo per capire, rendervi conto di cosa significa il concerto live di Luciano, insomma. Detto questo, ho dovuto un ringraziamento per Elisa, ma anche Annalisa e Davide, loro sanno chi sono, perché se io ho potuto vedere questo concerto è grazie a loro, quindi grazie di cuore a loro. E un saluto a Luisa che mi ha beccato al banchetto del fan club, mando un bacio anche a lei. E basta, facciamo una piccola faccia del giorno, perché sono letteralmente entrata adesso in fissa io con le labbra, perché, ma con i rossetti principalmente, perché siccome non mi va molto di truccare gli occhi, comunque di non fare cose elaborate, per cui faccio praticamente solo trucchi monocolore in questi giorni. Quindi prendo anche pennelli sporchi che devo lavare, mi scoccia. Per mia fortuna ho molti pennelli da sfumatura, perché sono la mia fissazione, per cui io prendo una chiappa un colore, lo metto su tutti gli occhi e poi faccio, magari do un po' di colore sotto. In questo caso ho utilizzato la palettina di Essence, quella Sun Club per brunette. Tra l'altro non avevo notato, ma c'è al centro proprio un fosso, non si vede, vabbè. Comunque ho prelevato questa parte qua, questa parte qua, e l'ho dato proprio su tutto l'occhio, palpebra mobile fissa, sfumato. E poi sotto ho messo ovviamente la Undercurrent, ovviamente sfumata con il solito verde della Catrice 190 Petal Keeps Me Running. Mascara, amore, il mio amore, perché volevo cambiare, ho messo il Fossil di Saint-Laurent, quello Borgogna, ragazzi, fa un profumo questo mascara meraviglioso. E sulle guance ho messo ovviamente sempre questo, e ho dato solo un tocco proprio leggerissimo di questo di Make Up For Ever, di cui non so il numero, ma sempre so perché lo devo finire. E vediamo le labbra. Sulle labbra ho messo sempre questa matita, qualcuno forse già l'avrà riconosciuto, credo, lo rossetto. Ho messo sempre questa matita di Deborah, che è la 198, e che è praticamente identica, è solo un felino più scura, ma cioè più scura, ma veramente di poco. Infatti qua sì, qua un po' si vede la differenza, ma sono veramente identici. Ho messo il rossetto di MAC Chatterbox, che con questa leggera abbronzatura ho rivalutato tantissimo, adesso mi piace tantissimo. Vabbè, io questo l'ho usato, solo che di solito lo uso sempre tipo picchiettato leggermente. Allora, io adesso qua lo vedo sfalsato, ma puntualmente poi carico il video e nelle varie trasformazioni che subisce il video, alla fine sembra più fedele di quanto sia in realtà. Comunque, questo qua. E approfitto per farvi vedere, perché l'altro giorno ve l'ho fatto vedere con la webcam, voglio vedere come rende adesso qua. E infatti in centro un gatto. Comunque, questo qua è il rossetto che avevo l'altro giorno, il Color Rich 375 Deep Raspberry, almeno qua ve lo faccio vedere così, e ha avuto un successone, mi è durato tantissimo, mi stava anche bene, cioè, mi è piaciuto veramente tanto. E mi piace tantissimo il colore, è questo rosso ciliegia. Adesso qua lo vedo fucsia, poi vi metto ovviamente il fumetto, la nota, vi dico se è fedele il colore oppure no, ma è bellissimo, mi piace tantissimo. Andiamo un po'. Per quanto riguarda i capelli, sto rimandando, io adesso me li vedo lucidissimi in video, ma dal vivo non mi piacciono molto al tatto, è da qualche shampoo a questa parte che ho cambiato un po', e sto usando due prodotti. Vabbè, sto usando lo shampoo a tutta birra di Lush che avevo, che voglio finire, e poi avevo un balsamo dopo sole della Clinians che mi hanno regalato come omaggio nell'altra profumeria, sempre della stessa azienda dove lavoro io, e devo dire che apparentemente non è male, però vedo che già dopo tre shampoo di questi due prodotti in combinazione i capelli non sono belli morbidi. L'unico motivo per cui li sto usando è che mi appesantiscono i capelli questi due prodotti insieme, e in questo momento questa cosa mi fa comodo perché non mi vengono i capelli gonfi, sono un po' più domabili, diciamo, però continuo a preferire di gran lunga
i miei due amatissimi prodotti della saponaria e della Biofficina Toscana. Ve ne parlerò meglio poi nel video, ma ragazzi aspetto un po' perché io preferisco provarle in tutte le condizioni, nel senso che per ora le ho messe da parte, anche perché siccome faccio lo shampoo un po' più spesso per via del caldo che c'è stato, allora mi sembra e per ora non li posso ricomprare, allora li sto un po' risparmiando, diciamo, per quando farà meno caldo e li potrò usare un po' più. Cioè, io faccio poi lo shampoo praticamente due volte alla settimana quando uso quei prodotti, a meno che non sudi come un porco come per ora, e quindi preferisco conservarmeli per dopo, va? E basta, con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Un bacione, grazie Elisa.